tornata con un nuovo video e oggi voglio parlarvi di alcune collaborazioni. Mi scuso subito per quanto, cioè mi scuso più che tutto con le aziende, insomma, per quanto ci ho messo a recensire questi prodotti, ma uno l'ho voluto apposta a testare per bene, poi ora vi spiego tutto. E insomma anche il tempo mi è stato un po' tiranno, nel senso un mese senza fare video, mi ha levato parecchio tempo, dovevo recuperare dei video, quindi andava un po' così, ma oggi ci sono e oggi voglio parlarvi di due collaborazioni. Parto da quella, diciamo, un pochino anche più lunga da chiacchierare, che sicuramente conoscete, e si tratta di Elicina. Elicina è, diciamo, una tra le gamme più famose, insomma, che penso davvero tutte conosciate, ed è la famosa crema con l'estratto, all'estratto di bava di lumaca. E sono stati davvero gentilissimi perché mi hanno mandato una marea di campioncini. Me l'hanno mandata, se non ricordo male, era fine agosto, quindi sì, è passato tutto questo tempo. Un po' come vi ho detto prima, per vari motivi di tempo, ma onestamente ho voluto prendermi tanto tempo per provarla perché mi hanno mandato tre tipi di prodotti. Allora, la prima è questa qui ed è Elicina. Diciamo la classica, è una crema viso corpo con estratto di bava di lumaca, Helix Aspersa Muller, efficace per la riduzione di cicatrici, segni dell'acne, smagliature, macchie e rughe. Questa qui appunto è quella, diciamo, standard, la più standard, sì. Poi mi hanno mandato la Elicina Plus, che è sempre, diciamo, il principio uguale all'altra, ma è studiata per le pelli più sensibili e più secche. E infine mi hanno mandato Elicina, questo bianco, lozione corpo rigenerante con estratto sempre di bava di lumaca, Helix Aspersa Muller, efficace per prevenire e ridurre smagliature e ideale contro irritazioni e arrossamenti. Allora, ho usato molto di più allora, Elicina Standard, la chiamo Standard per farvi vedere la differenza. L'ho usata moltissimo, diciamo, da quando me l'hanno inviato, che era ancora appunto estate, fino a settembre-ottobre. Perché diciamo è per le pelli normali, miste, senza particolari problemi. Poi diciamo che la mia pelle dopo l'estate un po' tende a seccarsi e diventa molto più sensibile, appunto secca, e per questo in tutto quanto questo periodo invernale sto usando Elicina Plus. E questa qui corpo la usavo, diciamo, dopo la doccia più che tutto, perché non ho il vizio, già che mi ricordo dopo la doccia di mettere la crema corpo, tipo un miracolo. E quindi questi me li ero proprio messi davanti alla doccia, così della serie che quando uscivo dalla doccia non potevo scordarmeli, perché appunto, cioè, me ne scordo proprio, sono proprio pigra su quel punto di vista. Allora, inizio parlandovi di Elicina normale, standard. Si tratta di una crema piuttosto corposa, tant'è che non l'ho utilizzata quasi mai come base trucco, perché comunque tende comunque ad essere una crema molto molto nutriente, idratante, nutritiva, e quindi insomma se non si fa aspettare il giusto tempo prima di applicare una base, cioè una base come un fondotinta, il risultato potrebbe non essere ottimale. E tra l'altro l'ho usata anche tanto dopo essere stata al mare, quindi quando la pelle richiedeva anche una maggiore idratazione. E vi dico che è assolutamente fantastica. È fantastica perché intanto allora, a me piacciono molto le creme profumate e basti pensare all'Eterea di Neve che ha questo odore di vaniglia fantastico. Ma devo dire che ho apprezzato il fatto che queste creme sono più o meno tutte, cioè no, più o meno sono tutte praticamente inodore. E devo dire che questa è una cosa buona perché, ad esempio, a me piacciono le creme che appunto hanno un profumo. Ad esempio, a mia madre non fanno impazzire. E comunque, anche il profumo quello è una cosa molto soggettiva. Quindi, magari a me può piacere, a un'altra persona no.
E quindi secondo me anche questo fatto che sia abbastanza inodore, secondo me è un punto di forza. Qui vi dice cicatrici, segni dell'acne, smaiature, macchie e rughe. Posso dirvi che per quanto riguarda le rughe, perché comunque l'ha utilizzata anche mia madre, se si usa con una certa costanza la pelle risulta davvero molto più distesa. E per quanto appunto riguarda cicatrici e smaiature, vi dirò meglio perché ho usato più che altro la Plus. E quindi io questa qui la consiglio più che tutto a chi ha una pelle normale, mista, e soprattutto secondo me come crema notte, perché se la mettete la sera, la mattina vi trovate una pelle davvero super super morbida ed idratata. E devo dire che non mi aspettavo così tanto da questa crema, cioè ne ho sempre sentito parlare bene onestamente, e devo comunque darvi la conferma perché mi ci sono trovata benissimo. Parlando invece di Elicina Plus, risulta ancora un po' più corposa rispetto all'altra, quindi ci metto un pochino ad assorbirsi, ma devo dire che varia anche secondo lo stato della mia pelle, quindi in periodi un pochino più secchi ci mette meno, ovviamente in periodi diciamo dove ho la pelle un po' più normale ci metto un pochino di più, e anche questa è davvero molto molto idratante, nutritiva. Poi comunque all'interno oltre c'è l'80% di bava di lumaca appunto, e poi c'è allantoina, collagene, elastina, acido glicolico, proteine e vitamine, quindi tutte quante componenti che vanno a idratare e a nutrire la pelle in profondità. Questa l'ho provata anche sul corpo, perché comunque quando mi è arrivata ero reduce comunque da un interventino, e quindi l'ho provata anche sulle cicatrici, e devo dire che sulle cicatrici è assolutamente fantastica. E so che magari non è il suo principale utilizzo, ma se devo essere sincera è dove io l'ho utilizzata di più. È fantastica perché non so comunque se sapete, se le cicatrici diciamo fresche non vengono trattate con delle creme di un certo genere, tendono ad indurirsi, a fare quella patina dura sopra, a dare molto prurito, e quindi insomma vanno sempre molto curate. E io appunto ho voluto provare Elicina Plus perché comunque ho preferito quella diciamo un po' più, come posso dire, adatta per le pelli più sensibili, secche, anziché quella standard. E devo dire che ammorbidisce tantissimo le cicatrici, e dà quella, cioè non dà un senso di freschezza, però fa passare anche il prurito, cioè ve lo dico proprio per esperienza super personale. E poi insomma, se mi seguite un po' avete capito che se una cosa non mi piace ve lo dico tranquillamente, al di là del fatto se me l'hanno inviata o meno. E quindi secondo me questa è veramente una crema cioè, che vi straconsiglio, soprattutto appunto se avete anche delle cicatrici. Infine la lozione corpo. E allora, io qua vi dico la verità, non credo a prodotti miracolosi che eliminano le smaiature. Le smaiature che ormai sono bianche sono belle che andate. Infatti, onestamente, non ho riscontrato una differenza sulle smaiature ormai bianche, a parte il fatto che rende la pelle molto più morbida ed elastica, quello senz'altro, però visivamente io non l'ho vista la differenza. Mentre le smaiature ancora rosse, che quindi diciamo non sono ancora mature e sono ancora recuperabili, fa davvero un buon lavoro perché le schiarisce, la pelle diventa più morbida e più elastica e tendono, diciamo, non a scomparire, ma a vedersi molto molto di meno. E l'ho messa soprattutto sul seno perché hanno deciso di spuntarmi anche lì le smaiature, e devo dire che lì la differenza si è vista. Si è vista perché appunto erano rosse, quindi non ancora mature, non so come si dica insomma, e però è stato senz'altro irrecuperabile come situazione. Mentre appunto sull'interno coscia, diciamo le zone dove purtroppo ho le smaiature già bianche, oltre appunto a una maggiore elasticità e morbidezza della pelle, non ho riscontrato un miglioramento. Quindi niente ragazze, questo è quello che penso appunto su Elicina.
Io ringrazio ancora tantissimo l'azienda per tutti i campioncini che mi ha inviato e mi scuso ancora appunto per questo ritardo, ma ci tenevo anche appunto a testarla, a testare le varie creme in base alla mia pelle, come cambia con le stagioni. E spero comunque anche che vi sia servita anche a voi come review. Io nell'info box comunque vi lascio tutti quanti i riferimenti all'azienda, ovviamente. Passando a un'altra collaborazione, e non ci volevo fare un video a parte perché qui insomma non ho molto da dirvi, e si tratta di Cellul Blu. E anche loro sono stati gentilissimi, mi hanno inviato in questo sacchettino di stoffa, se riesco a tirarlo fuori, questo aggeggettino qui. Questo non so nemmeno come descrivervelo. Coperchietto di gomma, ma gomma dura, come vedete, insomma, che diciamo è un anticellulite, ovvero va con un olio. Faccio vedere io quale ho usato. Ho usato questo qui di Bottega Verde, sembra anche usato pochissimo, ma in realtà l'ho usato parecchio. Ed è uno spray concentrato attivo con escina ed è un anticellulite resistente. Si chiama Anticell Plus. E questo anche già da solo devo dire non è male, dato che comunque questo qui richiedeva di essere usato con un olio da massaggio. Ho pensato di usare direttamente un olio anticellulite, così ho pensato facciamo il miracolo. Allora, vi dico la verità, intanto io ci tengo a dire che in queste cose ho davvero poca costanza, è come il fatto delle creme corpo dopo la doccia. E non ho la costanza ogni sera di stare lì e fare queste cose. Sono un po' pessima su questo punto di vista, però comunque appena mi era stato inviato mi c'ero tipo chiusa e ogni sera, più o meno ogni sera sì, cercavo comunque di farlo, soprattutto sulle cosce, che diciamo è il posto un pochino più critico. C'è da dire che io non credo a nessun prodotto elimini la cellulite. Ma senz'altro alcuni prodotti possono aiutare a rendere la pelle più compatta e più liscia. E questo devo dire che è uno di questi, appunto. Questo qui come si usa? Allora, io mettevo l'olio su tutto quanto, su tutta la zona da appunto massaggiare, e sopra ci va passato questo con dei movimenti circolari. E diciamo da un po' tipo effetto ventosa. Però assolutamente non, sia non è doloroso ovviamente, non rompe nemmeno capillari, perché comunque io anche su questo punto di vista dei capillari molto fragili e quindi ci sto super attenta. Però assolutamente non mi ha dato nessun tipo di problema. Quindi appunto si mette sopra e si va a massaggiare, piano piano l'olio si assorbe. Vi posso dire che questa combo, quindi un olio, appunto, io già ho usato un olio anticellulite, comunque qui dicevo un olio da massaggio, e massaggiato bene più o meno tutte le sere. Se voi avete una costanza non come la mia, i risultati si vedono. Ovviamente ci tengo a dire, non fanno miracoli queste cose, quindi no. Però la pelle risulta senz'altro più compatta e più liscia, quindi diciamo che visivamente a noi sembra che ci sia meno cellulite, ma secondo me non è che leva la cellulite. Cioè, ci tengo a dire questa cosa perché non voglio far passare un prodotto come miracoloso quando secondo me non lo è. Ovviamente, se poi è associato a un certo stile di vita, a dell'attività fisica e a una nutrizione decente, quindi se non andate tutte le sere al Mac, secondo me i risultati si vedranno ancora di più. Comunque la trovo una cosa molto carina, cioè nel senso, perché è abituato ad usare queste cose anziché massaggiarlo solitamente solo con le mani, si ha un effetto in più massaggiando appunto con questo aggeggetto. Quindi io comunque, per chi è fissato un po' con queste cose, io un po' lo sono, ma come vi ho detto mi scordo, cioè non ho proprio costanza in queste cose. E niente, spero comunque che vi siano interessate queste due review. Come vi ho detto, trovate i link e i vari riferimenti alle aziende giù nell'info box. Io appunto ringrazio ancora le aziende perché mi sembra più che doveroso. Vi mando un bacione a voi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!